Qualcuno diceva prima dentro gas a martello e Lego Technics Ducati Panigale. Scopriamolo insieme, ragazzi! Il mio primo set Lego Technics. Forse ho iniziato col piede sbagliato perché sono andato a prendere un kit veramente interessante, bello secondo me, perché ragazzi, quanto è bella questa Ducati Panigale, ma quanto è bella! Non ho mai costruito un Lego Technics e gli unici Lego che ho fatto sono quelli di Hello Kitty con mia figlia, e quindi credo che le differenze siano abissali. Vedo che bisogna costruire il motore, il cambio, l'impianto frenante, insomma. Bella sfida. E soprattutto voglio costruirlo insieme a voi. Ma bando alle ciance, ecco come si presenta. Cosa si è spento? Ma bando alle ciance, ecco come si presenta lo scatolotto Lego Technics Ducati Panigale V4R, indicato appunto l'età 10 più 42107 dovrebbe essere il codice del modello del prodotto, non i pezzi. I pezzi purtroppo non sono riportati da nessuna parte. Ducati Panigale V4R, logo ufficiale Ducati Lego Technics. È bello che ci viene indicata anche la cilindrata 998 cc, 998 centimetri cubici, 15.250 rpm, poi tutte le specifiche del motore. Parte posteriore invece abbiamo sempre le caratteristiche della Ducati Panigale V4R. Mentre di fianco troviamo il modellino una volta terminato, o meglio, come dovrebbe essere, con il motore, il cambio e tutto quanto. Questa è la parte posteriore. Quindi, ragazzi, io direi di accingerci ad aprire lo scatolo. È la mia prima apertura di uno scatolo Lego Technics. Non so come si apre. Ah, qua ci viene indicato pigiare per aprire e poi tirare per fare meno danni possibile alla nostra scatola. E quindi direi di... Siete pronti? Cambia inquadratura. Primo pezzo, un cerchione. Beh, il cerchione è bello grande. Quindi se il cerchione è questo, penso dovrebbe essere un qualcosa del genere. Come inizio non c'è male. Bustina con una serie di pezzi a me sconosciuti, altro sacchettino. La cosa che mi sta mandando in ansia è che i sacchettini non sono numerati. Sacco più grande e ancora un altro sacco bello grande. Sui sacchi però sono presenti, almeno su quelli più grandi, dei QR code, quindi forse andranno scansionati. Wow, guardate le gomme, ragazzi. Profumate, belle, ma veramente belle. Uno e uno, due sono i copertoni. Vedete, questo è quello posteriore, questo è quello anteriore, proprio come gli originali. Bellissimo, già mi sto gasando. Altra bustona, sempre con QR code. Altro cerchio, questo dovrebbe essere il posteriore, no, ma in realtà i cerchi sembrano uguali. No, questo forse è un po' più largo, quindi penso che questo sia il posteriore. Set di adesivi che andranno messi poi sulla carena. Cos'altro abbiamo? Niente. Il cupolino fatto in questa plastica trasparente è molto morbida, bella. Il cupolino. E niente più. Un mega manualone. Voglio solo vedere di quante pagine si compone. 118-119 pagine. Penso che sarà una bella impresa.
cosa abbiamo all'interno del manuale, quindi ecco qua, ci viene detto scansionare il QR code per avere una sorte di guida. So che c'è a disposizione l'app anche di Lego che ti segue passo passo, ma questa volta voglio farlo in analogico, quindi niente app. Il manuale mi sembra veramente ben fatto e quindi andrò a sviluppare la costruzione della nostra Ducati Panigale. Mamma mia, ragazzi, aiuto insieme a voi. E che dire, non mi resta altro che armarmi di santa pazienza e montare questa fantastica Ducati Panigale V4R. Quindi ragazzi, prima parte introduttiva andata e si inizia a montare. Ci siamo messi comodi, siamo pronti per iniziare. E allora direi proprio di iniziare il montaggio. Questi li mettiamo da parte, che poi lo serviranno dopo, anche questi. E allora, buon montaggio, un po' di musica. Alexa, riproduci un po' di musica rock. E si parte. Giovani e meno giovani, sembra più difficile del solito. Qualcuno di voi che è sicuramente abituato a costruire il Lego Technics mi dirà: ma Fabio, ma che cosa dici? È semplicissimo. Però il problema è che le buste non sono numerate, io poi non ne ho mai fatti, quindi sono a questo punto. Mi sono accorto di aver sbagliato a mettere un pezzo e quindi adesso riproviamo. Quindi ecco qua, una parte, o meglio, la parte del telaio dove all'interno andrà inserito il motore. Io ho visto online che bene o male in 2 ore e mezzo il modellino, almeno dai più pratici, è stato realizzato. Un'ora di lavoro per fare questo e arrivare a completare la pagina 23. Questo è il nostro punto di arrivo per oggi. Quindi da qua in poi, da quel che mi sembra di capire, anzi no, c'è da ultimare un altro pezzo, facciamolo in video senza timelapse. E quindi, perché poi da qua in poi si va a costruire il motore e lì ne vedremo delle belle. Allora abbiamo uno da 9 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 più 2 di questi malefici blu. E rispettivamente andranno qui e qui per essere fissati, non è che me lo fai vedere per bene. Qua, dove cavolo? Qua forse. Cioè, ragazzi, fatemelo vedere per bene dove vanno fissati. Per questo perdo tempo, ragazzi, perché non ne ho mai costruito uno, non ho la più pallida idea di come avviene lo svolgimento. 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5, ci siamo. Questo mi dici che devo metterlo qua. E io, se vuoi, se proprio insisti, lo metto qua. Sul grigio, siamo sicuri. Ah, perché tu ti muovi così? Cioè, raga, ma dai. Se tu ti muovi così, quindi io questo lo vado a mettere qua e questo lo metto dove vuoi tu. Capito?
capito perché mi perdo in un bicchiere di acqua. E ora abbiamo capito il perché. Poi ci serve un altro da 9 punti. Ci siamo e adesso tu dovresti andare a combaciare con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ragazzi, ho preso quello da 9, volevo dire da 11 e forse credo sia proprio questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, adesso sì che si ragiona, sto sclerando, si vede? Ne lasciamo 4 fuori e quindi questo va qua. E ricapitolando, tu adesso vai qua e poi vai qua sotto. Vediamo. 1. Fai il bravo. E 1, 2. Wow. Poi, ultimo. Per completare. Da 9, dove vai tu? Dimmi, parlami. Forse qua. Sì. Ci siamo. Ragazzi, sto uscendo pazzo. Eccolo qua. E siamo arrivati quindi al motore e io dico, caro motore, aspetta. Io sono esaurito, ci vediamo con voi fra un attimo, con lui fra qualche giorno. Giorno 2 di montaggio, allora mettiamo da parte il telaio che andrà a contenere il motore che cominceremo a montare proprio oggi. Quante pagine sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pagine, secondo me ce la possiamo fare. E dopo circa mezz'oretta abbiamo finito la parte del cambio, quindi è arrivato il momento di andare ad inserire il cambio nel telaio. Momento drammatico. Vediamo se distruggo tutto oppure se ci riesco. Sono sicuro che questo vada così, mi sembra un po'. Quindi questo entra dentro. E questo è agganciato. Ci siamo. E si riprende con il timelapse. Cioè raga, questa ve la devo proprio fare vedere. Ora mi sono letteralmente gasato. Guardate un po' i pistoni. Il meccanismo dei pistoni. Cioè ora capisco perché è veramente così difficoltoso. Perché è realizzato tutto nei minimi dettagli. Mamma mia, che spettacolo, cioè. Mettimi a fuoco questo.
Fantastico. Continuiamo con il time lapse. Olè, andiamo a inserire tutto qua dentro. E allora, questo è così, questa è questa visuale. Vediamo se sono diventato un pochino più bravo. Vediamo. I punti di ancoraggio sono questi. Cioè, adesso io dovrei andare a chiudere tutto, mamma mia. Questo per prendere qua, cioè qua è una questione adesso. Dimentica. Sto sudando. E non per il caldo. Cioè raga, ho chiuso, eh. Adesso se ci sono errori ci possono stare. Cioè raga, che ve ne sembra? In tutto avrò impiegato 3 ore. Dentro gli ingranaggi girano, il cambio funziona. Mamma che bello. Bello. Ok. Giovincelli, con voi ci vediamo fra un attimo. Con lui, come al solito, ci vediamo domani. E tra un time lapse e l'altro volevo farvi vedere questo dettaglio. La parte del motore è finita. Qui abbiamo, mettimi a fuoco, qui abbiamo il cambio. È a folle, quindi i cilindri non girano. Ma se dovesse andare a innestare la marcia, i cilindri girano. Folle, marcia innestata, i cilindri su e giù. Abbiamo inserito anche il braccetto posteriore con il freno a dischi, l'ammortizzatore. E dai, non siamo messi male, pensavo peggio, eh? È stato tragico l'inizio. Comunque, continuiamo con i time lapse.
Allora, ecco dove siamo arrivati. Il terzo giorno di lavoro oramai è alla fine, quindi siamo riusciti a fare un bel po' di roba. Credo che la prossima volta lo finisco. Comunque, siamo andati a ultimare la parte dello sterzo, la parte della carena a sinistra con tutto quello che riguarda la frizione, il cambio che funziona. Abbiamo inserito anche il carro posteriore con l'ammortizzatore e quindi questo è dove siamo arrivati. Raga, ce ne vuole, è stancante. Sarà anche il fatto che io non ho tanto tempo da poter dedicare alla costruzione, quindi non è che mi metto, sto una giornata e la finisco. Sto facendo un pochettino a vari round a seconda del tempo che ho a disposizione. Però, che bene sembra, ho dovuto smontare un po' lo sterzo un paio di volte perché avevo messo il pezzo del manubrio in un'altra parte, però non fa niente. Sono riuscito a risolvere. Ecco qua, non so dove, a quale inquadratura farvela vedere. Comunque, uno. E 1, 2, la prossima volta, se riusciamo, la finiamo. Quindi, come al solito, con voi ci vediamo fra un attimo. Con tutto questo roba, anche se è diminuito tanto, mancano solo i pezzi finali. E con loro ci vediamo nei prossimi giorni. Oggi lo finiamo. Cascasse il mondo, ma oggi veramente dobbiamo finirlo perché sono arrivato. Guardate gli ammortizzatori. Che figata! Siete pronti per subirvi qualche altro minuto di timelapse e poi dopo ci vediamo alle conclusioni finali, o meglio, al risultato finale. Mi scuso se durante questo video state sentendo l'audio ogni volta in maniera diversa, ma sto testando e sto cercando di migliorare le equalizzazioni di questi Simco G3. Quindi abbiate un po' di pazienza. E allora, diamo il via alle danze anche oggi. Ragazzuoli belli, guardate, vi ho lasciato questo per ultimo perché ci stava, dai. Dobbiamo agganciare il cupolino e il modellino è finito. Allora, che ne dite se lo andiamo a fare insieme? Ci mettiamo di qua. Disegno 209 di pagina 119. Dopodiché abbiamo finito. Possiamo chiuderlo. Allora, rullo di tamburi e... Signore e signori, Ducati Panigale V4R finita! Ci abbiamo messo un po' di ore, però veramente ragazzi è strepitosa, è fantastica.
curata nei minimi dettagli, veramente incredibile. Mi ha letteralmente preso questo montaggio, non pensavo fosse così bello e avvolgente. Poi abbiamo il suo stand, non so come si chiama tecnicamente, che può essere stilato, messo da parte. E lei è totalmente funzionante, abbiamo ammortizzatori anteriori che funzionano, ammortizzatore posteriore che funziona da grande, tutto gira, in questo caso è a folle, ma guardate se vado a mettere a innestare la prima e girano i pistoni, non so come farvelo vedere, però i pistoni girano, abbiamo dovuto costruire a mano la catena e l'abbiamo regolata al punto giusto, proprio mettiamola a folle. Cioè, sta cosa mi fa impazzire adesso a folle. Se veramente volete rilassarvi, passare il tempo facendo qualcosa, io non l'avevo mai fatto e vi posso assicurare che vi prende. Io purtroppo non avevo molto tempo a disposizione, quindi l'ho fatto nei ritagli di tempo, però wow, veramente formidabile, veramente bella, mi sono davvero divertito. Scrivetemi nei commenti se anche a voi, o se anche voi avete costruito questa Ducati Panigale o avete costruito qualche altro modellino, o vi piacerebbe che portassi sul canale qualche altro progetto del genere. Finora è stato il video più impegnativo portato sul canale, sia come produzione propria, ma anche come editing video, perché sto editando il video a spezzoni. È veramente difficile, perché lavorare con il video, con i timelapse, mettere tutti insieme, non è facile. Allora ragazzi, io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciare questa volta un doppio like, no non lo fate se no mi togliete il primo, lasciare un bel like. Se il video vi è piaciuto, attivate la campanella per rimanere sempre connessi su quelli che saranno i nuovi video di Altech 23, la tecnologia smart di tutti i giorni. Come vedete anche dietro le mie spalle qualcosa comincia a cambiare. E noi ci vediamo alla prossima ragazzi. Mamma che sudata, comunque troppo bello. Ciao belli!